generalmente non si stipendiano, gli diamo lo stipendio e cerchiamo di farli lavorare, di far funzionare il loro cervello e facciamoli produrre, poi cerchiamo di trovare, di piazzare a qualcuno l'idea che queste persone hanno avuto. E quindi c'è un doppio scambio, nel senso riceviamo dalle aziende necessità che trasferiamo all'università in una ricerca di ricerca che poi riportiamo all'interno e restituiamo alle aziende. Ora, essendo fortemente tecnici, ci siamo già dotati da tempo di questi sistemi, perché per noi tutto va gestito in maniera organica. Siamo ingegneri, quindi un po', no? la mente un po' ci porta a questo. Ci siamo dotati già da tempo di questo sistema che fanno tutte le cose di cui abbiamo parlato oggi, non ve le ripeto. Abbiamo provato anche a pensare, proviamo a proporlo alle aziende. Purtroppo non abbiamo avuto questa efficacia, forse per colpa nostra, però vediamo che le aziende non usano questi sistemi, almeno le aziende con cui ci siamo scontrati. Perché? Vorrei un attimo dire una cosa. Io sono ottimista, perché nel senso, quando c'è, sono uno che ama costruire. Sono ottimista, perché sono stato pessimista prima. Ho il sorriso, però non vorrei essere un tonto, quindi ce l'ho, diciamo, in previsione futura. Perché non li usano? Perché prevedono un cambiamento, no? Noi parliamo di innovazione, l'innovazione parte proprio da qui. È secondo me la prima innovazione che dovrebbero fare le aziende adesso. Da questa si potrebbero costruire anche tutte le altre. E io vi dico una cosa, vorrei raccontarvi proprio brevemente due parole sulla storia di Android. Probabilmente quasi tutti voi conoscete Android, che è quel cosettino che avete nella tasca. Nasce nel 2003 da tre ragazzi in uno scantinato, che costruiscono questa cosa, poi vengono acquistati da Google Inc. Google Inc. che cosa fa? Sente che nell'aria c'è Apple, che è predatrice, sta per arrivare con un prodotto grosso sul mercato. Google dice: non ho i soldi, non ho il tempo, faccio un'alleanza. E ha fondato l'Open Headset Alliance, dove ha messo dentro tanti, ha messo dentro Samsung, ha messo dentro grosse aziende. Che cosa ha detto? Sbrighiamoci a tirar fuori un prodotto, dobbiamo farlo, punto. E hanno fatto collaborazione. L'hanno fatta, cioè ci si sono messi e l'hanno fatta. Tutte aziende grandi, in orizzontale, condividendo che cosa? Il loro core business, il software. Cioè, si sono spogliati di tutto, hanno consegnato quello che avevano. E oggi ancora Android è open source, quindi software libero, si può scaricare, si può condividere. Loro hanno collaborato. Cioè, è un dato di fatto, cioè non c'è. Io vi dico, stiamo cercando noi di portare questa cosa anche all'interno delle aziende con cui collaboriamo. Abbiamo resistenza. Io sono uno sviluppatore del kernel Linux da qualche tempo. Linux è il pezzo di codice che serve per far funzionare i vostri cellulari. Siamo una comunità immensa a livello internazionale. Ieri mattina rispondeva uno di Freescale, mentre mi scriveva uno della Intel, mi telefonavano per offrirmi un lavoro a Londra. Sono abituato a collaborare, so che cosa significa collaborare con aziende che stanno a livello internazionale. Loro non interessa tanto poi dove metteranno Android o cosa ci faranno, interessa avere una piattaforma, gli interessa collaborare per arrivare all'obiettivo di avere la miglior piattaforma e poi installarla nei loro prodotti, venderla. Cioè, qualcosa troviamo da farcela, anzi loro lo sanno già perfettamente cosa fare, no? Il salto che secondo me manca alle nostre aziende è questo. Cioè, vogliamo collaborare come hanno collaborato questi? Cioè, l'Open Headset Alliance nasce da nulla per creare il primo sistema operativo per numero di installazioni al mondo. C'è questa volontà, questo mi rimane come dubbio, no? Sono ottimista in questa visione. C'è nelle nostre aziende un desiderio di creare qualcosa di così potente? Perché se ci fosse, probabilmente già ci saremmo messi a cercare di costruirlo in maniera del tutto orizzontale, collaborando seriamente, fortemente, andando al nocciolo delle nostre aziende. Ma se le nostre aziende non riescono neanche a fare il salto di dotarsi di questi sistemi, non dico intraaziendali, perché veramente per me sarebbe l'optimus, anche perché ci sarebbero opportunità, lo dico come azienda, probabilmente ci entreremmo noi anche dentro qualche lavoro, no? Ma anche internamente, invece di fare quelle liste infinite di email in CC che arrivano a tutti e poi non si sa che fine fanno, no? Non si tiene traccia del progresso, non si sa dove si vuole andare, non si sa a che punto si è arrivato, perché magari il sistema già me lo dice a che punto io sono, invece non lo so, perché magari quel project manager quel giorno è in vacanza o aveva i figli malati. Mi auguro questo per il futuro e cerco di essere, ecco, sono nei 5 minuti,
Per me sarebbe bellissimo se nascesse da questo incontro di oggi una spinta forte a dire diventiamo la quarta azienda mondiale, la quinta azienda mondiale, perché ci siamo consorziati e siamo i numeri uno. Ecco. Questo è un bel proposito. Volevo dare a Davide Mancini, se vuole dare una, lui, la sua esperienza come azienda altamente innovativa, anche loro. Grazie Cristina. Purtroppo stamattina non c'era, una cosa che è molto interessante. Esatto, se ci sono altre occasioni la vengo volentieri. Io sono il direttore di innovazione di Spes, che è un'azienda che sviluppa, diciamo, elettronica e software. Abbiamo avuto direi la fortuna di lavorare nell'ambito dell'innovazione sin dal momento della nostra nascita. E abbiamo anche testimoniato, in qualche modo collaborato a dei salti abbastanza notevoli, ad esempio con Indesit nel passaggio dalla lavatrice elettromeccanica alla full electronic, con Elica nel passaggio dalla smaterializzazione della cappa per farla diciamo trasmutare in un oggetto che diventa più qualcosa che fa parte dell'arredamento della casa. Questa ormai è storia, diciamo, consolidata. Noi facciamo elettronica. Nell'ambito dell'elettronica, da una parte ai noi e da una parte ben venga, i tempi dell'innovazione sono anche forse un po' più rapidi di altri ambiti. Le obsolescenze avvengono nel giro di pochi mesi, lo vedete dalle vetrine che vengono tornini, no? Un modello ogni 6 mesi è il tipico output di queste grosse aziende. Ho segnato delle cose sui vari punti per capire un attimo come, diciamo, a che punto siamo noi e come la vediamo in questo senso. Noi abbiamo un piccolo gruppo in azienda che in realtà fa riferimento però a tutti quanti. Una cosa che ho visto nell'ultimo punto, dove si diceva avete degli strumenti di gestione dell'innovazione. Il nostro strumento principale è il nostro open space, dove stanno le 50 persone che sviluppano software. È uno strumento, diciamo, a vista, ovvero ogni tanto si vede qualcuno che fa il prairie dogging, come dicono in America, ovvero si vede la testa che s'alza dalla scrivania e magari vede che qualcun altro ha risolto un problema con cui lui magari aveva battuto i denti, oppure il contrario, insomma. Quindi questa è uno degli strumenti informali ma fondamentali che abbiamo sempre avuto. Voglio, diciamo, pagare pegno appunto alla fortuna che abbiamo avuto sin dall'inizio di lavorare con appunto questo tipo di aziende, che invece la struttura ce l'hanno, ce l'avevano e anche diciamo la stanno tuttora mutando, ovvero queste grandi aziende di cui parlavo. Noi facciamo parte anche di Homelab e anche lì i contatti sono molteplici, perché comunque abbiamo sempre gestito l'innovazione, prima magari conto terzi, come si dice, poi crescendo, maturando, magari anche andando a cercare qualcosa di nuovo che adesso ultimamente sta prendendo forma. Ci abbiamo anche delle idee di prodotto. Qui mi riaggancio a quello che diceva prima il responsabile di Electrolux. Se avete bisogno di una rete commerciale, non chiedete 2 milioni di euro oppure una ricerca di mercato di un anno, per chiedete a qualcuno che ce l'ha già, no? E quello che pagate sarà sempre molto meno di quello che dovrete investire. Quindi questa è una cosa fondamentale. Noi ci siamo trovati sin dall'inizio dentro l'ambito appunto dell'innovazione, ma anche della rete, perché comunque abbiamo rapporti che vanno anche, come dire, anche oltre il... oltre il rapporto, diciamo, cliente-fornitore con alcuni dei nostri partner, e in questa maniera stiamo allargando un po' i nostri orizzonti, cercando di far tesoro appunto di quell'open space di cui parlavo prima. Ad oggi noi, se non una piccola wiki interna dove, diciamo, cerchiamo di gestire il knowledge, che ripeto, lavorando su tanti prodotti, su tanti mercati diversi e con tante aziende diverse,
ci è apparso, diciamo, subito la necessità di avere un repository dove andare a trovare e a ritrovare le cose dopo averle fatte, magari anche dopo qualche anno. Quindi da questo punto di vista siamo attrezzati in maniera, diciamo, molto basic, ma l'azienda, ripeto, è un'azienda di R&D con una settantina di persone, non possiamo pensare di essere una grande azienda, quindi anche quello che diceva prima Cosmob, ovvero la capacità anche di investire su questo tipo di tool è chiaramente limitata, tant'è che il primo tool che abbiamo fatto per la gestione dei progetti l'abbiamo sviluppato noi nel tempo libero, no? Poi adesso abbiamo acquisito delle cose esterne. Però tornando al discorso dell'innovazione, chiamiamola avanzata anche come manipolazione di questa innovazione, sicuramente immaginare uno, lì c'è scritto come immaginate un tool di tipo BIV, a me mi viene in mente un grande boh, perché non l'ho visto, non ero qui stamattina, quindi perdonatemi, però questo è anche una curiosità mia, quindi avrò la necessità di approfondire. L'ultima cosa che volevo dire, perché i pallini, diciamo i puntini di sospensione, l'ultimo punto su in cima, mi fanno venire in mente di scriverci trasformazione, ma trasformazione dal concetto al prodotto, perché specialmente per una piccola azienda, prima c'era nella slide del slideshow dell'ultimo oratore di prima, di cui non ricordo il nome, scuso, c'era una specie di feedback dalla produzione alla... Esatto. In quel caso lì credo che si parlasse di knowledge, quindi quello che ho capito io da quello che viene dalla produzione. In realtà in quel feedback c'è anche il segno dell'euro, nel senso che è la produzione, sono i beni che noi riusciamo poi a vendere, che siano servizio dei beni, che poi rialimentano l'innovazione, perlomeno a livello di piccole aziende. Quel ciclo lì deve avere una certa durata, no? Perché sennò ci sfilacciamo e avviene no, quel fenomeno del circolante lungo che insomma fa un po' male a tutti quanti, specialmente adesso. Va bene, niente. Quindi il nostro tool principale ad oggi è l'open space, però ripeto, questo è molto interessante, specie nella interaziendalità, chiamiamola così, parola la tremenda. Rimane ad oggi sempre un sì, caso sì, di sì, cardine, sì, tutto, sì, tutto sì. L'innovazione. Va bene, grazie. Grazie a voi. Volevo un momento anche far parlare Graziano Mattioli, che collabora con noi, è uno dei nostri innovatori esterni. E quindi anche l'esperienza di One Man Company che porta innovazione anche verso le grandi medie aziende. Sì, innanzitutto non sono neanche una micro ma una nano azienda, si può dire che sono un libro professionista, quindi diciamo per scelta da 12 anni. Sì. Con spirito innovatore. Con forte spirito innovatore, vado avanti insomma con questo tipo di attività. Io volevo più che altro portare un micro contributo, diciamo, nel senso di portare la mia esperienza per far capire anche che possono esserci dei modi anche alternativi, se vogliamo, no, di gestire l'innovazione utilizzando quindi delle risorse esterne fortemente poi integrate nel processo aziendale. Tradizionalmente il consulente, il libro professionista ha tantissimi clienti, magari poi di settori abbastanza affini, e quindi lavora in maniera, c'è un rapporto tutto sommato per cui un cliente equivale all'altro, comunque ci sono, non si instaura normalmente un rapporto molto stretto e quindi non si massimizzano non si massimizza il valore aggiunto che un collaboratore esterno può dare all'azienda. Io ho cercato invece di lavorare su pochi settori e pochissime aziende in tutti questi 12 anni. Allora, innanzitutto settori completamente diversi, quindi dal mining, parlo di miniere, quindi non data mining o cose di questo tipo, all'automazione più spinta, robotica e quindi applicazioni che si fanno molto nel gruppo Loccioni. E questa scelta è stata fatta per
perché volevo instaurare quindi un rapporto forte fiduciario con l'azienda, in maniera da entrare in maniera molto intima nei processi interni dell'azienda e quindi dare un contributo più grande possibile. Praticamente in qualche modo mi considero un po' uno stakeholder rispetto all'azienda, cioè non faccio solo la mia attività per avere un ritorno immediato, mi piace ribaltare il più possibile quello che io trovo durante quindi le mie elaborazioni eccetera verso l'azienda in modo molto aperto. L'azienda fortunatamente, soprattutto il gruppo Loccioni, è stata sempre molto aperta in questo modo, quindi molto brava secondo me a gestire collaboratori esterni, tanto che non si riconosce spesso, quindi girando per l'azienda non si riconosce facilmente chi è collaboratore esterno e chi è collaboratore interno. E quindi in questo modo io vedo il mio interesse nel far crescere l'azienda. Questo diciamo è un aspetto abbastanza particolare di questo tipo di professione. Un'altra cosa che volevo dire, chiaramente lavorando in settori molto diversi, questo favorisce per me la crescita professionale perché comunque posso apprendere tecnologie completamente diverse, nello stesso tempo diventa relativamente facile riportarle all'interno dell'azienda, quindi una specie di, come dicevamo prima, una cross-fertilization o altri termini che vengono usati per questo processo. Per cui, secondo me, accanto alle università, a tutti gli enti, le entità che possono partecipare a un processo evolutivo di prodotti, eccetera, secondo me rimane ancora molto importante anche il ruolo dei liberi professionisti che, se sono ben preparati, se hanno una visione anche molto a 360 gradi delle tecnologie, nei vari settori, possono dare un contributo molto concreto, molto facilmente applicabile ai problemi aziendali. Quindi io nel corso di questi anni ho avuto un percorso di questo tipo, ho iniziato un po' come progettista meccanico, sono ingegnere meccanico e poi piano piano si è allargato perché continuo a studiare tuttora su altri fronti, quindi fino all'informatica eccetera, e praticamente fino ad arrivare adesso a gestire magari dei team che sviluppano prodotti. Da quando mi sono allargato comunque ho avuto sempre come pallino il discorso dello sviluppo di nuovi prodotti, quindi all'inizio in un'azienda come dipendente, poi nella libera professione, e quindi per esempio all'interno del gruppo Loccioni mi muovo in tante aree e spesso vedo, quindi mentre lavoro, durante l'affrontare i problemi di tutti i giorni, cerco di fare formazione alle persone interne, quindi facendo un trasferimento tecnologico in qualche modo o portando la mia esperienza in modo veramente aperto, senza problemi, senza aver paura che chi sta lì dentro poi nel tempo possa creare problemi alla mia attività. Non ci sono problemi perché io nel frattempo cresco di riflesso e quindi insomma in questo modo abbiamo raggiunto parecchi bei risultati, abbiamo fatto anche brevetti insieme. È una collaborazione aperta, quindi anche il collaboratore esterno, il libero professionista è inserito nel nostro processo di innovazione e prende parte sia in questo caso dalla creatività fino a portarlo all'ingegnerizzazione, quindi questo ha portato contributo, ecco, è questo che volevamo mettere anche a fattor comune con voi come esperienza di persone esterne che sono al 100% inserite all'interno del nostro processo. Soprattutto per le piccole aziende diventa anche un modo flessibile, c'è una risorsa molto, molto pratica da fruire, insomma. E poi chiaramente per avere un rapporto fiduciario è chiaro che non mi sognerei mai di lavorare, no, per dire, col gruppo Loccioni, che quindi sta in un certo ambito, e magari con un'azienda concorrente. Io personalmente preferisco andare su settori completamente diversi che neanche si toccano, in realtà poi diventa anche una crescita ancora più grande. Questo è un po' ecco il mio... Grazie. Poi grazie. Non so, l'ultima cosa che volevo dire, sono stato sempre abbastanza sensibile al problema di come mappare la conoscenza all'interno delle aziende. Sì. Infatti anche 7-8 anni fa ci incontravamo in facoltà per parlare di queste cose.
E spero che quindi questi strumenti consentano di fare quel passo in avanti che serve. Probabilmente questo adesso è il problema più grosso, perché col fatto che, cioè, soprattutto nell'ambito tecnico, il fatto che le risorse cambiano molto rapidamente, c'è un turnover molto elevato, quindi la cosa è molto più sentita che prima. Quindi ben venga. L'importante, secondo me, sull'innovazione è disporre sempre di strumenti che non ingessino il processo di creatività. Sì. Io spesso mi trovo, magari perché proprio operativamente porto avanti le mie cose, mi trovo un po' a scontrarmi a volte con gli strumenti magari di gestione dei dati aziendali, magari stiamo lavorando su un prototipo, ci serve un tempo di risposta molto rapido. Secondo me il prototipo non può essere gestito con gli strumenti tradizionali come gli ERP. Gli ERP tradizionali, eccetera. Sì, infatti, questo penso che sia la limitazione che ci ha tutti spinto ad andare avanti con questo progetto, perché gli strumenti classici non servono, non sono molto a supporto di questi processi dell'innovazione. No, anzi, tendono a rallentarlo. Sì, molto. Infatti. Grazie, Graziano. Ultima. Brevemente, vi rubo ancora 5 minuti, ripassiamo una grande azienda che è Engineering, che è partner di questo progetto e che però anche come grande azienda di tecnologie ci può dire la sua su come internamente ha organizzato il suo processo di innovazione. Sì, buonasera a tutti, grazie Cristina di questa ottima opportunità, grazie anche a tutti i redattori del pomeriggio, io purtroppo la mattina non c'ero. Ho imparato moltissimo oggi pomeriggio, soprattutto perché il confronto con persone che si occupano quotidianamente di innovazione è sempre una cosa estremamente efficiente ed efficace anche per quelle attività che si fanno quotidianamente in azienda. Io mi chiamo Massimo Canducci, sono l'Innovation Director del gruppo Engineering. Il gruppo Engineering, per chi non lo conoscesse, è il più grande system integrator d'Italia. Siamo circa 7.000 persone ad operare in un mercato ICT che è piuttosto complesso, come potete immaginare. E abbiamo un outlook di ricavi nel 2013 di circa 800 milioni di euro, tanto per darvi un'idea di quello che siamo e che facciamo. Che cos'è per noi l'innovazione? Per noi l'innovazione è esattamente il prodotto che cerchiamo di vendere ai nostri quasi 1.000 clienti. Ovviamente non è che facciamo solo cose innovative, facciamo anche tante cose noiosissime e pallosissime, però in realtà cerchiamo sempre di portare intuizione di innovazione presso i nostri clienti, perché questo lo consideriamo come l'unico strumento che ci consente di fidelizzare il cliente al di là delle logiche di perimetro funzionale o delle logiche economiche o delle logiche tecnologiche. L'innovazione è quel fattore che ci consente di fare in modo che il cliente diventi il nostro partner nel fare delle cose insieme. Come facciamo per operare in questa direzione? Abbiamo una storia piuttosto lunga, la nostra azienda è suddivisa per settori di mercato, quindi abbiamo business unit verticali che si occupano dei singoli mercati, dalla sanità alla pubblica amministrazione, alla finanza, all'industria e servizi, manufacturing, transportation, eccetera. Però abbiamo una struttura in più, che molte altre aziende come noi non hanno, una struttura che si chiama direzione ricerca e innovazione. Ovviamente questa direzione ha due anime, da un lato si occupa di ricerca, quindi partecipa ai progetti di ricerca come per esempio BV, di cui sono onorato di essere il coordinatore, e dall'altra ha una struttura completa di innovazione, quindi persone che tutti i giorni si occupano di portare innovazione sui mercati. Che cosa significa? Significa che noi chiediamo tutti gli anni alle nostre business unit di realizzare quello che noi chiamiamo il budget dell'innovazione. Il budget dell'innovazione non significa solo quanto sono disposto a spendere nell'anno prossimo su tematiche innovative, no, significa innanzitutto domandarsi che cosa posso proporre ai miei clienti, ovviamente segmentati per tipo di mercato, di veramente innovativo. Per fare questo servono due anime. Da una parte l'anima di chi conosce il cliente in profondità, chi conosce il suo perimetro funzionale, chi conosce il suo dominio, e dall'altra chi conosce invece un po', diciamo, di innovazione in senso lato, quindi chi conosce nuove tecnologie, nuovi modelli,
eccetera. Di conseguenza l'unione di queste due anime spesso, non sempre, ma insomma, spesso genera enorme valore. Anche perché poi spesso ci troviamo a lavorare con i nostri clienti anche all'interno di progetti di ricerca europei. Attualmente abbiamo circa 40 progetti di ricerca attivi, sia europei che italiani, a vari livelli. E naturalmente potete immaginare che con 40 progetti di ricerca che hanno dai 10 ai 30 partner, il numero di partner potenziali ed attivi diventa talmente grande in termini di, proprio di collaborazioni dirette tra centri di ricerca, università, aziende, a volte nostri concorrenti, oppure a volte nostri clienti, oppure a volte aziende che non sono nostri clienti, ma che in realtà lavorando insieme sui progetti di ricerca, noi siamo in grado di stabilire una relazione di partnership che, come potete immaginare, va ben oltre rispetto alla relazione classica che c'è tra cliente e fornitore. Benissimo, come facciamo per gestire il processo di innovazione al nostro interno? 7.000, 8.000 teste sono tante, ci sono naturalmente dei cervelli molto affilati in azienda, è necessario che questi cervelli affilati vengano su, emergano. Per far questo ci sono numerosi strumenti, perché a volte le idee, come potete ben immaginare, vengono fuori direttamente da chi, per esempio, sta tutti i giorni dell'anno dal cliente, quindi ne percepisce dei desiderata che magari le nostre strutture commerciali per qualche motivo non riescono a recepire. Benissimo, abbiamo diverse soluzioni in azienda, abbiamo la classica intranet all'interno della quale abbiamo numerosi strumenti che consentono, questo ovviamente in linea teorica, che consentono l'emersione delle idee, quindi fondamentalmente strumenti di idea management che consentono l'inserimento di nuove idee, il ranking, il voting di queste idee per poter capire se queste idee hanno veramente un certo tipo di mercato potenziale o meno. Benissimo, naturalmente poi la piattaforma, come sapete meglio di me, non è tutto, perché è inutile avere un punto di accumulazione se poi le persone non accumulano. Quindi è necessario poi inserire ulteriori strumenti di facilitazione per fare in modo che le persone, diciamo, in qualche modo diventino protagoniste della loro innovazione. Quindi, per riassumere, da un lato una organizzazione strutturata per concimare l'innovazione, quindi questo budget dell'innovazione di cui vi raccontavo, e dall'altra la necessità di far emergere le idee interessanti che possono esserci e che spesso ci sono anche che arrivano dalle persone che lavorano direttamente presso il cliente. E viene accettata, vengono proposte idee, viene usata? Vengono proposte molte idee, alcune delle quali sono significativamente interessanti e a volte le assolutamente cerchiamo di portarle sul mercato quando questo è possibile e quando naturalmente dietro ci sono dei numeri di business plan soddisfacenti, ovviamente. Okay. Grazie. Grazie a tutti. Massimo. Io chiuderei qua, non so se c'è qualcun altro che vuole raccontare la propria esperienza o condividere, ecco, questo pomeriggio è stato proprio vissuto, spero positivamente, come condivisione dell'innovazione, come viene gestita l'innovazione, quali possono essere gli spunti, sia partendo dal progetto Vive, che sicuramente vi faremo sapere, vi condivideremo, ecco, come si parla di condivisione, condivideremo la piattaforma e vedere, perché da qui nell'ultimo anno del progetto andiamo a misurare quanto questi strumenti possano accelerare l'innovazione e favorire l'innovazione, quindi andremo proprio a misurare, sapendo, e oggi abbiamo fatto una fotografia, come siamo messi, come sono le imprese, come agiscono le imprese nel settore dell'innovazione, con una piattaforma o con strumenti più evoluti, come migliora, oppure potremmo dire anche come migliora, siamo rimasti tali e quali, anzi abbiamo visto delle potenzialità che non sono state colte a questa piattaforma, quindi lavorare insieme per fare questo passo che da stamattina tutti abbiamo, dalle istituzioni a tutti noi come imprese, vogliamo fare verso l'innovazione. Quindi grazie ancora e spero, ecco, che la giornata sia stata utile a tutti. Grazie veramente. Grazie.